Hi guys, welcome to Office Blokes React. I'm Office Bloke Dave. I'm Office Bloke Mike. I'm Office Bloke Daz. Together we're the Office Blokes. Yep. Correct. There you go. Now, I saw a Instagram reel of this really violent sport that was, I think it's in Italy. Oh yeah. Where they're actually wrestling, beating the shit out of each other, and somewhere in the middle of it there's a ball. Oh, we did one of these in the UK, didn't we? Yeah. Well, that was kind of a free-for-all. Yeah. It was a town, wasn't it? Yeah. And I just took a screenshot of the name of it in the comment section and just tried to find the video. Mm. And Calcio Storico, I think. Storico. Yeah, looks like it. It looked... I've seen like 10 seconds of it, and I thought, we have to react to that, because it's literally... They're allowed to beat the shit out of each other, bare-knuckle boxing style, well as playing a sport. And where is this? I think it's in Italy. I think it might be in Florence. Yeah, okay. Right, okay. Interesting. I guess we'll find out. This looks like it might be like a little mini-documentary on it. Go for it. Let's do it. The most dangerous game of football. Calcio Storico. Let's do it. Firenze. Yeah. It's epic, isn't it? It is, isn't it? It must be worth a Copa 90. La violenza, sì, cioè, è insita. Non è facile scendere in piazza perché non è un giochino per tutti. È un giochino molto duro, dove ci sono scontri fisici, dove c'è una bella preparazione. Una cosa che, tipo un gladiatore, una volta che entri dentro, non riesci a fare a meno. Il calciante è già una figura vista logicamente dal fiorentino e visto come un gladiatore. Vista da fuori può essere una cosa, dice, guarda questi pazzi, tutti. A volte ci si pensa anche lui, sinceramente, diciamo, siamo sicuri. Mi chiamo Alessandro Pagliazzi e gioco per i Verdi di San Giovanni. Fabrizio Valleri, gioco per i Bianchi. Allora, io sono Falciano Alessio, faccio parte della squadra degli azzurri del quartiere di Santa Croce. Mi chiamo Andrea Picone, ho iniziato a allenarmi nel calcio storico nel 1996. Pumped up! Some of these traditions are just bonkers, aren't they? It's like Windsor Sunday League. That's where I got it from. Windsor Park, isn't it? Yeah. I absolutely love stuff like this, though. When you get traditions that go back hundreds of years, yeah. But it's like your town versus that town, and there's violence and there's a sport involved somewhere. I think it's awesome. Yeah, some units on here as well, aren't there? Yeah, there is a bit, isn't there? I mean, the British one, that's what that used to be. It used to be like sort of villages playing against each other. Yeah. And that's literally how one of the reasons how football came about. I think it's derived from that. But this looks even absolutely crazy. Yeah, it's like the clip I've seen shows some proper violence. Mm. It shows people getting knocked clean out, getting chinned and stuff. Yeah. It's crazy. Le origini del calcio storico vengono dal Rinascimento, anche prima del Rinascimento. Ed è uno sport praticato dai romani e lo chiamavano arpastrum. Le origini, vabbè, quelle più vecchie, diciamo, risale all'arpastrum, che era questa legione romana che si era stanziata sulla piana di Firenze e iniziò a giocare per tenersi in allenamento nei periodi che non c'era la guerra. Uno sport un po' diverso dal calcio abituale, però direi abbastanza simile, un po' più violento di quello che solitamente calcio normale. Questo giochino, come lo chiamiamo noi, è una tradizione che ci portiamo dentro per lo spirito fiorentino. È culturalmente nel tessuto cittadino di quartieri popolari come Firenze. È uno sport che si pratica solo a Firenze, non esiste altre parti del mondo che giocano a calcio a questo. E per quello allora è una tradizione talmente importante che viene sempre fatta e sempre di più crea aggregazione fra le persone, quartiere. Ma
La città si divide in quattro colori, bianchi, azzurri, rossi e verdi. Sono suddivisi nelle quattro chiese più importanti e grandi della città. Quindi diciamo le zone più importanti di Firenze, e quando c'è questo grande appuntamento tutti sono felici e contenti di poter assistere a un evento un po' particolare e diverso, però molto molto attraente. I was impressed with the way they call the flags. Yeah. The theatrics and the, all the tradition and everything is just it's so impressive, isn't it? Yeah. Well, Florence is just oozes with tradition and like history. I've never been to Italy. Oh, you haven't? No. Oh, Florence is quite nice. No, it's on my list of places to go, but it's just there's tons of places to go. Yeah, true, yeah. You got to start, Dave. Can't just keep going to Rhyl. I went to Nottingham last week. Nottingham. That's steeped in history. That's steeped in history. It is. Robin Hood. Calcio in costume c'è il rispetto per tutti e quattro colori, perché poi alla fine siamo tutti di calcio in costume, anche se poi non ci si può vedere tra colore e colore, tra quartiere e quartiere. Giochi per l'orgoglio tuo, personale, per il quartiere, per rappresentare Firenze, comunque per dare un qualcosa a te, per rendere un qualcosa di tuo alla città di Firenze. Perché è una passione che ti porta a avere la gloria per Firenze, la gloria per il tuo quartiere, è una cosa viscerale che non riesci a farne a meno. Quindi il tuo rappresentare il tuo quartiere all'interno di un colore è il massimo, perché puoi rendere un qualcosa ai tuoi tifosi, al tuo quartiere, ai tuoi compagni, alla tua squadra. Bert Kreischer. La vittoria finale alla fine non è importante, è l'orgoglio fiorentino, l'orgoglio di essere liberi e Repubblica veramente. Alla fine da tutto a niente, no? Il bello è questo qua. Per noi è sacrificio anche, perché logicamente ognuno ha la sua vita, ognuno ha la sua famiglia, ognuno ha il suo lavoro, però riusciamo in qualche modo a ritagliare sempre un po' di tempo per questa passione e ci mettiamo anima e cuore e corpo, tanto, perché... Prendi un sacco di botte, le botte sono gratis, quindi quelle te le prendi sempre. Soldi non le prendi. Ci si fa male, ci si allena, ci si stanca, però viene fatto tutto questo per poi arrivare alla massima soddisfazione per quei 27 calcianti che poi scendono in piazza. Che sacrificio, perché ti alleni, perché le botte sono vere e fanno male. Per il fiorentino scendere in piazza Santa Croce e giocare a calcio storico è un onore, è veramente un onore. Visto da calciante, quando passi quel cancello ti sale l'adrenalina, la paura che fa parte dell'essere umano ed è giusto che ci sia, la paura di sbagliare, di non far bene, di farsi male, tutte queste cose qui. Anche se a molti può sembrare violento, a molti può sembrare strano il calcio storico, per me e per noi è una cosa meravigliosa, è la nostra vita. Ora avrò partecipato 10-11 partite, avrò giocato e l'emozione è sempre la stessa, l'adrenalina è sempre la stessa e la paura è sempre la stessa, perché chi non ha paura non è un umano. Quando poi danno l'ordine di liberare la piazza e rimangono i 54 calcianti e lì non esci, lì dentro sei in quella gabbia e per 50 minuti ci devi stare e devi dare il 110%. Per te e per i ragazzi come te, perché principalmente siamo un gruppo, siamo fratelli, da soli non si fa niente lì. Solo in quel 24 di giugno si divide un po', ma poi alla fine sono sempre uniti per un unico colore. Questo viola che unisce un po' tutti, anche i quattro colori si mischiano insieme,
e la Fiorentina per Firenze rimane la cosa primaria. Solitamente la Fiorentina ci unisce un po' tutti, perché allo stadio siamo tutti fiorentini, siamo tutti insieme, tifiamo per la Fiorentina, quindi anche con ragazzi di altri colori ci si trova allo stadio. No, in curva il calciante è sempre considerato bene, nel senso io ti parli con uno che è 25 anni e c'ho l'abbonamento in curva Fiesole. E lì, anzi, trovi anche gli altri calcianti di altri colori che tifiamo. I was wondering what the score was with tickets and stuff. You know, like if you can just book it and go. Yeah. But season ticket holders and stuff, it's probably hard to get access. No, I think they're saying season ticket holders at Fiorentina. Oh, right, was it? Yeah, yeah. I think it was. Yeah, that's what I think they're saying. Yeah, right. Yeah. Guessing from it, yeah. That's what I'm getting. They're all Fiorentina fans. Ah, yeah. They all divide. They all divide into their own little factions when it's when they're playing the tournament for this. Yeah. But when what brings them together is the purple of Florence, Fiorentina. Yeah. Because they're clear of their fans, I think, anyway. They're not even close. Have you been to Naples? Man, Napoli. These are gladiators, though, aren't they? When you look at these guys. That's what it is, basically, isn't it? Yeah. Just tough, crazy. Wow. Yeah. See the faces of some of the guys when they're walking. Then we go back for more. Yeah. Wow. Fair play. Per un'unica squadra, che è la Fiorentina. Ma tifare per la Fiorentina è il secondo amore di tutti i fiorentini, che siano donne o maschi. Riesce a tifare Fiorentina prima di tutto perché a Firenze c'è soltanto la Fiorentina e poi perché anche quello, come per il calcio storico, ti viene tramandato, è una fede che porta da padre in figlio il tifare Fiorentina e di conseguenza accomuna molto anche il calcio storico. Il calcio storico fa parte di Firenze. Come la Fiorentina fa parte di Firenze, il calcio storico fa parte di Firenze. Il calcio storico, diciamo, sono le origini del calcio. Che insomma, era abbastanza naturale come cosa. Te l'ho detto, però forse non è mai stato fatto prima perché realmente, secondo me, non è mai stato capito per bene il messaggio del calcio al costume. Sempre stato davanti, c'è sempre stata questa cosa della violenza, come presentazione iniziale, allora con la violenza davanti non c'è mai stato uno studio veramente. Però il calcio in costume non è solo violenza, anzi. E loro devono prendere esempio da questa maglia qui. Questi simboli che hanno, secondo me loro devono capire che cos'è che hanno addosso. È il fiorentino che lo porta a essere più forte di se stessi. Mi emoziona, quello sì. Spero che si renda conto veramente dell'importanza di questa cosa, quello sì. E se la sfruttano per bene è un valore aggiunto sicuramente, un grosso valore aggiunto. Cavolo, se ritrasmettiamo la grinta che abbiamo noi a giugno, vinciamo 3 scudetti di seguito con queste magliette. Bellissimo. Yeah, it's cool, nice, isn't it? Yeah, really good. If it was over here, all the clipboard wankers would come out with the high vises on, wouldn't they? And yeah, well, they've got that one in. Was it Stoke area? I it was Staffordshire, wasn't it? Was it might be. Yeah. That's the name of the actual place it was called. But that was a free for all, wasn't it? Yeah, it was a free for all in a shopping centre. Yeah, and that was literally just all the local football hooligans. Yeah. I think so. Yeah, if I look at like it. An EDF meeting, wasn't it? Yeah, EDL. EDL meeting. Yeah. Sorry, not the energy provider. Yeah. We'll just specify that. It'll be like an EDF meeting. I've never been to one of their meetings. Yeah. Who knows what goes on in that boardroom? Exactly. Yeah. It's like the clip I saw of that on Instagram showed a lot of the violence close up, and it was like full blown ban on boxing and MMA and everything. It's just They all look minced up, didn't they? They're well trained up, a lot of them, aren't they? By the look of it, one of the guys was being filmed in a gym as well, weren't they? So yeah, they've probably got everyone that goes there is probably in the team, sort of thing. So do you think there's like each town's got that one lunatic that doesn't train? You know, just like absolutely. A street guy that's a psycho. Yeah, just he's probably the captain, been playing for years. Probably, don't tell me. But like I say, the tradition and everything, it's brilliant. The way they keep these traditional things going. It's what keeps countries going, isn't it? And communities and stuff, without a doubt. What do you think? I was going to say, like, he necks like 15 pints and then goes on and fights, but 15 bottles of wine. Yeah, what would it be? In Florence, it probably wouldn't be that, would it? I don't know. They're not drinking it. They're not drinking Italy with the Peroni and the... down Manetti, a few Peroni. Some good Italian beers. Really nice. Florence is nice as well. Nice part of town. Yeah,
I love to see that sort of culture that's just things that have gone on for that long. You know, like the cheese rolling that we've got, where there's no way of dating when it started. Some people say it's 1,000 years old. Some people say these places are like over 1,000 years old, aren't they? You know, maybe 2,000 years old, even longer than that. Especially, you know, especially in Italy, Florence, the Romans. You know, I mean, it's probably one of the oldest cities going, isn't it? Yeah. I would guess. So, yeah, brilliant. It's just absolutely crazy, though, aren't they? Yeah, I've never heard of it either. First time I've heard of that. I had to take a screenshot. Actually, I went in the comment section because it was written in Italian. And then someone said, please explain what's going on. And then someone wrote what it was. I was like, right, screenshot. I'm going to have to show you guys. Nice. Hope you guys enjoyed it. Don't forget, like and subscribe. We'll catch you on the next one. Cheers, guys. Cheers.